È iscritto a parlare il senatore Saccone. Prego, senatore. Grazie Presidente, io le devo confessare che oggi ho voluto fare un intervento parlando di numeri, cercando di analizzare approfonditamente alcuni aspetti salienti di questa nota al DEF. Purtroppo Presidente non ci riesco, mio malgrado sarò costretto a fare un intervento tra il faceto e il serio, soprattutto dopo aver assistito alle immagini che mai avrei immaginato, appunto, di vedere un ministro dell'economia che viene silenziato dal Presidente della Commissione in piena audizione solenne. Non mi sarei mai immaginato di vedere in questo Paese un Ministro dell'Economia che viene allontanato dalla detta stampa di un Ministro dell'Interno per evitare un confronto con i giornalisti. Dinanzi a tutto ciò è difficile mantenere un contegno e una serietà. Ma tutto questo ha un vulnus, ed è un vulnus purtroppo che deriva dal fatto che due partiti di natura profondamente distante e diametralmente opposta si sono uniti. Abbiamo un partito, la Lega, che è legata ai principi che anche noi consideriamo comuni, quelli del libero mercato, quelli in cui lo Stato è al servizio del cittadino, quelli in cui praticamente si scommette sull'uomo e non si scommette sullo Stato, che interviene solo in via sussidiaria. E abbiamo un'altra forza politica che invece ritiene che al centro non ci debba essere la persona bensì lo Stato, che interviene in tutte le dinamiche economiche. E allora diventa assai difficile, io lo dico a scanso di equivoci, sul reddito di cittadinanza come si fa a poter dire di no a prescindere? Ci sono sacche del sud, di tante parti del paese che vivono grandi difficoltà, e allora è ovvio che anche noi vogliamo dare una mano, su questo non c'è dubbio. Il problema è come voi state attuando questo sostegno, il problema è la tempistica. Prima si doveva introdurre ad esempio il taglio del cuneo fiscale, si dovevano ridurre le tasse, si doveva snellire lo Stato. Poco tempo fa, pochi giorni fa, il Corriere della Sera ci ha mostrato in modo drammatico che per aprire un negozio di parrucchiere in Italia nel 2018 ci vogliono ancora 48 nulla osta. E voi pensate che con queste dinamiche si possa rilanciare l'economia, si possa rilanciare il PIL? Voi puntate tutto sulla crescita del PIL. Perché? Voi puntate su una finanziaria allucinante perché c'è una corsa folle al consenso. State facendo questa cosa a scapito dei cittadini. Caricate il deficit per mantenere le promesse. E avete fatto una frittata pazza. Avete messo un po' di flat tax, un po' di Fornero, un po' di reddito cittadinanza. Questo non porterà alcun beneficio. Porterà dei danni, qualcuno sbaglia, perché qualcuno dice i danni saranno a carico delle future generazioni. Non è vero. I danni li paghiamo noi, oggi. Oggi paghiamo danni con il rialzo del mutuo per chi ce l'ha flessibile. Paghiamo noi oggi i danni anche dello spread, questo vituperato spread. Ma da quando c'è l'internalizzazione del debito è normale che ci debba essere un indicatore per cui gli investitori esteri vogliono capire se è il caso o meno di investire. E allora questa corsa allo spread ci porterà, io ritengo, al baratro. E allora, Presidente, come si fa a essere seri dinanzi a un ministro Toninelli, non tanto per il tunnel del Brennero, quanto per le menzogne che ha detto ai cittadini di Genova? Dopo due mesi ha tirato fuori il coniglio dal cilindro nominando commissario il sindaco di Genova. Mi piacerebbe che oggi il ministro Toninelli vada lì a Genova, non nelle stanze del potere, ma incontri lì i cittadini, faccia lì la sua passerella. Anzi no, vi do un consiglio, mandateci Rocco Casalino, che voi, solo voi, potevate rendere il genio della comunicazione in questo paese. E allora, io qui vedo esponenti del governo, saluto il sottosegretario Garavaglia, sì, persone stimatissime, ma quando la mattina vado in commissione bilancio e si presenta la vice ministra Castelli, io provo nutro per lei un sentimento di tenerezza, la vedo devastata alle 9 del mattino, affossata dalle sue borse, piena di pensieri e preoccupazioni. Questo è il nostro scenario. E come faccio io a tollerare che un vice ministro dell'economia mi debba indicare a me le cose che posso o non posso comprare? Questa è una roba che non può essere analizzata in modo serio da parte nostra. Allora avete, cari amici, colleghi, insultato i giornalisti, avete attaccato i funzionari pubblici solo perché sono fedeli alla Costituzione, avete deriso professori di economia,
avete persino isolato il ragioniere generale dello Stato. E allora a noi mortali, a noi cittadini italiani, non ci rimane che affidarci alla fortuna, perché tanto la serietà su questi conti non c'è. E allora abbiamo pensato di regalarvi un gioco, il gioco della fortuna, ve lo ricordate? Ecco, quello è un gioco un po' particolare, perché racconta la vostra concezione dei conti pubblici. Questo è il vostro approccio. Gioco della fortuna. Io immagino il ministro Savona che sta lì, che gira la ruota, subito Borghi che interviene perché bisogna garantire la par condicio, perché sai, uno non può prevalere sull'altro. In tutto questo i due grandi registi, Di Maio e Salvini, tutto rigorosamente in diretta Facebook. E allora, attenzione amici, perché vedete, l'avvertenza che vi diamo è che quel gioco contempla una casella che si chiama bancarotta. Ecco, il rischio qual è? Anzi, l'auspicio che noi rivolgiamo a voi, ma soprattutto ai nostri concittadini, è che quella casella rimanga un'opzione del gioco, non diventi, a causa della vostra arroganza, il destino di un'intera nazione. Grazie Presidente, questo è il gioco che noi vi vogliamo regalare. È un gioco meraviglioso. Provate a farlo, perché i numeri voi li state prendendo da qui.